Salve a tutti ragazzi, io sono Zero e quest'oggi siamo su PT. Ho voluto fare questo gioco solo per far passare il tempo, visto che manca pochissimo l'uscita di Assassin's Creed, anzi quando posterò questo video dovrebbe essere il giorno in cui esce, o se non il giorno prima. E farò una specie di guida gameplay, però sempre versione Zero ovviamente. Quindi iniziamo questo gameplay. Lui si è svegliato dopo una sbornia perché sì. Che bello, vedi gli scarafaggi per dovunque. È sparito lo scarafaggio. Sbornia allucinante. Allora, in questo gioco, come sapete, dobbiamo sempre andare avanti in una strada che non finisce mai per arrivare poi a una soluzione, cioè a uscire dalla casa. Sono sempre le 23:59. Ok. Ci troviamo qui. Questa è soltanto una demo, non il gioco ovviamente, quindi non c'è nulla del gioco in questa demo. Però possiamo capire che la moglie di questa dovrebbe essere. Cioè il marito ha ucciso la moglie e lei con la figlia in grembo, o il figlio in grembo, e quindi lei si vuole vendicare. Inquietantissimi rumori. Devo dire che comunque questo gioco già l'ho finito, cioè questa demo già l'ho finita, quindi so come andare avanti. Adesso busseranno, no? Bussa, 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 bussa. Che cazzo è caduto? Vaffanculo. È chiusa la porta. Devo andare al cesso, aprite questa cazzo di porta. Se vuoi la apro io, dai. So che puoi farcela, dai. Ha fatto i suoi bisogni? No, allora torno fra un attimo, subito. Non si acceca gli occhi. Ma io sì. Ok, ora la porta dovrebbe essere aperta. Non so il motivo, però credo sia aperta. Non mi ricordo. Vediamo. Yes. Ah, ok, possiamo. Allora, nella prima parte dovete recuperare tutti i pezzi di questi fogli che si trovano in giro per poter quindi proseguire la storia, ovvero il gioco. Il primo era lì, nella pianta. Il secondo sotto questo simpatico orsacchiotto. Porro orsacchiotto, esprimiti. Fanculo orsacchiotto. Il terzo, se non sbaglio, addirittura nel menu. Quindi fa provare. Sì, è qui. Eccolo lì. Una donna con volto capovolto. Perfetto. Poi dobramo, sì, italiano correggiuto ragazzi. Dobbiamo andare avanti e trovare una torcia dove, vabbè, poi vedrete. Quindi continuiamo ad andare avanti. Ah, anche uno qui per terra, adesso che mi ricordo. Perfetto. Ora continuiamo ad andare avanti. Cazzo, non si chiudono le porte in faccia. Abbia un po' di rispetto, per l'amor di Dio. Adesso buona visione a tutti, ragazzi. Cazzo, ma sei brutto come la morte. Fammi entrare, devo andare a pisciare, porco giù. Vaffanculo. Ne vedremo delle belle. Ma buongiorno. No, venga qui. Non scappi in questo modo. Venga qui. È un po' brutto, se posso dire. Un po' di scarafaggi in meno non guasterebbero. Allora, girare l'angolo. Ah, saffatio! Il cesso! Dammi la torcia! Devo cagare nel cesso! No, 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 il muro, il cesso, girati! Gira. Ecco il cesso! Oh. Anche se mi trovo un po' a disagio con gli scarafaggi. Beh, dettagli. Buongiorno, lei è? Bimbo minchia 33. No, sono papà, non sono mamma. Sì, è un po' inquietante anche perché ho le cuffie e la voce mi sta andando nel cervello. Allora, stai zitto, stupido bambino. Ora bisogna guardare nello specchio e fissarsi come dei modelli da Formula 1. E, oh mio Dio, la porta è chiusa. Come è chiusa? Guardati ancora meglio, vedete meglio.
Sei più bello del previsto. Visto? Lo sapevo che eri più bello di quello che si aspettava. Ora, apri sta porta. E possiamo andare a fanculo. Yeee. Ora, se non sbaglio, dobbiamo prendere l'ultimo pezzo dei foglietti che si trova sulle scale. Se non si chiude la porta, non ti chiudi, vero? No, grazie. Questo foglietto qua. Sì, questo. Esatto, ecco. E adesso ci uccide, ragazzi. No, non mi ricordo se di la verità, però continuiamo ad andare dritto. Non mi uccidere, ti prego. Non mi uccidere, non mi uccidere. No. Sono un bravo uomo. Sono qui per caso. Non far caso a me. Ok. Lì, se non cliccavate X sulla foto, vi avrebbe ucciso. Era molto sexy, non è vero, era brutto come la morte, però andiamo avanti. Allora, finestra. Mi ricordo tutto. Ma ciao. Ti fai vedere in faccia? Mi stanno venendo i brividi, ma ti fai vedere in faccia? Sì, grazie. Ora, non mi fiatare nell'orecchio, vai via, vai via, 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 grazie. Via. Semplice, no? Ok. Lisa, forgive me, Lisa. There is a monster inside for me. Of me. Sì, c'è un mostro dentro di lei, non si sa qual è. Silent Hill è così. Silent Hill. Adesso non ricordo esattamente cosa. Non ho visto nulla. Via, 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 non ho visto nulla. Non ho visto, non fateci caso, non ho visto nulla. Neanche voi. In questo modo, se andrete davanti, arriverete non si sa dove, cioè all'infinito. Per cui dovete guardare Hello, girarvi a sinistra, riguardare Hello. E farò per altre più o meno due o tre volte, non mi ricordo. 3 e 4. Ok, e ora potrete andare avanti. Adesso bisogna guardare questo muro. Cazzo te ridi? Che cazzo era? Cioè, che poi c'ho sta voce nei timpani che al 50.000 che. Oh cazzo, sono le 00. Ah sì, ok, sto andando avanti allora. Ora ci troviamo, ragazzi. Se non sbaglio. Ci troviamo, non ci troviamo? Dai, un po' di coca me la farei, su. Ok, siamo drogati. Bolt 3000. Yeah, giusto. Ora dovete osservare un quadro che si trova per terra, anche se non ricordo precisamente dove cazzo sia. Se guardate gli occhi poi. Lasciamo perdere. Ah, eccolo, eccolo qui. È questo il quadro. Dovete guardare poi nella fessura qui, cliccando ovviamente il tasto dello zoom. E noi guardiamo il cesso. Oh sì, cesso 2000 potenza 30. It's over 9000. Ok. Qui nel cesso, cioè nel bagno, hanno ucciso la moglie, cioè la. Sì, la moglie. E vi farà sentire il suono dell'uccisione. Bellissimo. Non c'è che dire. Sì, ma dai, un po' di contegno, che schifo. Ok. Possiamo andare avanti. Allora, adesso si è aperto il cesso, ma non mi interessa. Non, ho già cagato prima, grazie, ciao. Allora, cazzo, hai un occhio un po' strano, amico. Fattelo dire. Vatti a curare. È diventato di nuovo bianco. Sì, no, già lo sapevo, è inutile che faccio. È diventato bianco e adesso c'è l'ultima fase. Consiste nel sentire la risata del bambino. Allora, ora andiamo avanti. Non si vede un cazzo, andiamo avanti nell'oscurità della penombra. Ancora, ancora. Adesso sono sempre le 00, però dobbiamo andare vicino alle scritte di prima. Cioè questa qua che dice. No, aspetta, mi pare che non era adesso. Vabbè, li sento dall'inferno, mi chiamano. Quella scritta ci servirà, non mi ricordo se adesso o dopo. Fa vedere. Dopo, dopo. Adesso quindi dovremo soltanto aspettare.
tra un po' uscirà una schermata bianca con delle parole. Scaparole, sì, scaparole. Che bel quadro. Raffigura tutta la sua immagine. Sì. E no, concordate? Io sinceramente sì. Mi sta confondendo. Insomma, adesso bisognerà aspettare. Aspettiamo finché questo. Bello. Però è giallo, a me era bianco la scorsa volta. Era bianco. Non è finito perché adesso dovremmo fare l'ultima parte che... L'ultima parte. Punto. Solo io sono tu, sei sicuro che solo tu sei tu? Renan... Fasco Rossi. O Giovanni. O tutti e due. Dipende dalle prospettive. Ah, ho saltato anche una parte, cioè dove qui dentro nel sacchetto a destra, se non so se me lo fa vedere adesso, sacchetto. Sacchetto. No. Vabbè, era una, se morivo c'era una parte da farvi vedere, cioè il sacchetto parlava e diceva tante stronzate che non interessavano a nessuno. Comunque siamo tornati indietro nel tempo. Yeah. Adesso bisognerà fare l'ultima parte. Guardare questo. Guarda, dannazione. Guarda questa bella scritta. Ma... no, questa voce, questa musica non mi piace. Andiamo avanti. Ecco, ma che cazzo, perché viene dopo la stronza di quello che è la chiamata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo nel cesso che siamo al sicuro. Andiamo nel cesso, andiamo nel cesso. Ok. Dovete sapere che nel cesso si è al sicuri. Oh! Non si è al sicuri. Scherzavo. Porca troia. Piccola reazione istintiva della mano che mi perforava il cuore. Stronza. E aspettiamo qui dentro. Stupidi bug. Via. Perché quella stronza esce random, non esce una sola volta, ma esce più volte e quando gli pare. La prima... No, non doveva succedere adesso la prima chiamata. Insomma, allora, tutto quello che dovete fare è non oltrepassate questa porta come ho fatto io. Guardate da vicino alla scritta. Cioè, ad esempio, adesso guardate vicino a questa scritta attentamente. Poi aspettate il suono della prima campana. Una volta suonata, vi girate, guardate vicino alla radio. Poi fate 10 passi arrivando fino all'altra parte e guardate il telefono. Dopodiché dovete semplicemente guardare nello specchio, girarvi intorno e aspettare la seconda risata. Appena le sentite, posate il joystick per terra e aspettate che finisca di vibrare. Dopodiché suonerà il telefono. Andrete vicino al telefono, lo guarderete e vi farà controllare la schermata finale. Dopodiché ci sarà il video finale e finito. Ta-da. Questo è quanto, quindi... Non sono riuscito a completarlo perché... ma vaffanculo, sempre nei momenti meno opportuni. No, 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 basta così. Questo dovete fare. Condividetevi, iscrivetevi, mettete mi piace, eccetera, eccetera, quello che cazzo volete. Quindi ci vediamo al prossimo gameplay, che sarà sicuramente Assassin's Creed Unity, perché i giochi horror li odio alla morte. Arrivederci.